Ti è mai capitato di perderti all'estero e avere bisogno urgente di connessione? Trovarti senza wifi disponibili o ancora peggio con una sim locale che non ha campo? A noi purtroppo è successo più di una volta eppure in diversi paesi, finché non abbiamo scoperto che usando una eSIM di qualità avremmo evitato questo problema, oltre che lunghissime code in aeroporto per comprarle e il rischio di comprare a dei prezzi disonesti o gonfiati per i turisti. Quando siamo arrivati in Giappone pensavamo di comprare una sim locale in aeroporto, come avevamo sempre fatto fino a quel momento, ma alle 18 era già sushi time, non c'era nessuno che lavorava nei desk, per cui per la prima volta abbiamo provato una sim digitale e da allora non siamo più tornati indietro. Oggi ti parliamo di un servizio che ci ha facilitato tantissimo l'esperienza di viaggio e che per cui ci sentiamo di consigliarti. Se avrai una connessione internet ovunque tu vada, non potrai mai perderti. E risparmiando oltretutto sui costi del roaming, Sailee è la soluzione perfetta per te. Sailee è il nuovo servizio di eSIM creato da Nord Security, la stessa azienda di NordVPN, la quale ti permette di scegliere tra diversi piani di SIM digitali in più di 160 paesi. E quando dico 160 paesi, intendo veramente ovunque, dalle Fiji all'Honduras, ovviamente anche negli Stati Uniti. Inoltre esistono opzioni anche regionali che includono più stati per una stessa area geografica, ad esempio per tutto il Nord America oppure per l'Asia. Se ti piace il NonplusUltra è molto figo il piano globale che comprende da solo 105 paesi. Ma quindi Sabri, tu sai spiegarmi meglio come funziona? È super semplice, perfino per una boomer come me della tecnologia. Clicca sul link sailee.com/esplora che trovi in descrizione e avrai uno sconto del 15% sul tuo primo acquisto. O scarica l'applicazione inquadrando questo QR code qui. È il momento del pagamento, utilizza il codice esplora per avere il tuo sconto. L'app è disponibile sia su dispositivi Android che su iOS, quindi va bene praticamente per tutti. Dai, allora vediamo insieme come funziona. Per prima cosa crea il tuo account e cerca lo stato in cui stai per andare. Prendiamo come esempio il Marocco. Scegli il piano di giga che preferisci. Come vedi ce ne sono di diversi tipi, sia per durata del piano che per quantità di giga. E lo compri praticamente in mezzo secondo con due click. Ci sono varie opzioni di pagamento, tra cui PayPal oppure carta di credito debito. Prima di partire puoi già installare l'eSIM sul tuo telefono, seguendo le istruzioni riportate sulla app, quindi sempre facilissimo da fare. E così facendo hai tutto pronto ancora prima di partire. Per cui al tuo arrivo a destinazione, appena l'aereo atterra, dovrai solamente attivarla e sarai online da subito. Fidati, falla adesso in modo da avere un pensiero in meno quando andrai in vacanza, perché dobbiamo già pensare a un milione di cose. Se almeno quello della SIM card ce lo siamo già tolti, è un bello sbatti in meno. Ricordati di impostare i dati cellulare selezionando la SIM che hai appena creato, altrimenti consumerai i dati sulla tua SIM italiana. Ricordati di disattivare il roaming su quella principale. Ci sono molti gestori di SIM, ma ciò che rende Sailee speciale è che su una SIM possono essere caricati più profili contemporaneamente. La stessa SIM la puoi usare sia in Marocco che negli Stati Uniti o addirittura in Thailandia, con giga differenziati per ogni paese. Quindi non dovrai scaricare una SIM diversa per ogni destinazione. E questo è ideale per chi come noi viaggia molto ed ha bisogno di flessibilità o comodità, dato che io sono molto pigro. Inoltre, confronto agli altri servizi di eSIM che avevamo provato in precedenza, quello che rende Sailee di un gradino superiore è la qualità della connessione. Ci ha fatto andare veramente sempre alla massima velocità anche nei luoghi più disparati. Ad esempio, Sabri, ti ricordi quella volta in cui dovevamo caricare quel video che pesava 15 giga e ci trovavamo a Siargao, in quel posto remoto là nelle Filippine dove praticamente internet non esisteva. Se non fosse stato per Sailee, voi non l'avreste mai visto. Probabilmente la gente non l'ha visto comunque. Vogliamo testare assieme a voi il servizio clienti di Sailee, che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi dovrebbe esserlo proprio sempre. E vogliamo chiedere un dubbio che ci è venuto in mente parlando di SIM digitali. Cioè, cosa succede se ho un'eSIM installata sul mio telefono e per caso mi si rompe il telefono e devo comprarne uno nuovo? Quindi andiamo a prendere la chat col customer service. Possiamo chattare anche in italiano, non serve scrivere in inglese se magari non siete comodi. Anche se di default la chat è in inglese. E andiamo a vedere cosa succede. Quindi chiediamo la domanda di cui abbiamo appena parlato. Quindi abbiamo scritto la nostra domanda all'assistenza, inviamo, aspettiamo un attimino che la sta elaborando. Ed eccoci qua, in pochi secondi ci ha risposto dicendoci che
non c'è nessun problema, ci verrà riaccreditato il credito che avevamo pendente sul telefono rotto. Addirittura. E possiamo utilizzarlo per comprare delle SIM con il nuovo telefono. Direi ottimo problem solving, ragazzi. Qualsiasi altro servizio probabilmente avrebbe detto: ci dispiace che ti si sia rotto il telefono, ma non possiamo aiutarti, compra delle nuove SIM su quello nuovo. In più, volete sapere un altro motivo che ci stavamo dimenticando di dirvi per cui è molto meglio avere delle SIM piuttosto che le SIM fisiche? Guardate. Guardate quante ne abbiamo raccolte nel tempo viaggiando. Il problema è stato che noi, tra tutte queste SIM, ne abbiamo persa una, quella australiana, che ci sarebbe servita in questo periodo, tra l'altro, per chiedere delle tasse indietro che abbiamo pagato, quindi dei soldi. Ma avendola persa non possiamo più accedere all'app della banca. Un problema che ci saremmo evitati se la nostra SIM fosse stata digitale e sempre disponibile all'interno del nostro telefono. Quindi scegliete le SIM. Nell'esempio di prima non abbiamo scelto a caso il Marocco, perché ci andremo tra poco e vi racconteremo sulle nostre storie di Instagram la nostra esperienza sul campo con Sailee, quindi seguiteci anche lì e state pronti per tutti gli aggiornamenti. E se anche tu a breve userai Sailee, facci sapere qui sotto nei commenti come ti trovi, che è sempre bello condividere l'esperienza. Vi prometto che ce ne saranno delle belle, in Marocco ci aspettano grandi onde, un bel clima, tanta sabbia del deserto e spero molte esperienze di viaggio entusiasmanti. In tutto ciò saremo accompagnati da Sailee, che è il servizio che abbiamo scelto per i nostri viaggi.